Salve a tutti ragazzi, benvenuti alla prima puntata di questo Let's Play che ho deciso di fare su Modpack Vols che ho trovato. Diciamo, se qualcuno conosce il Technic Launcher, un launcher che contiene molti modpack, e l'ho trovato lì, ho deciso di iniziare questo Let's Play proprio perché devo dire che è veramente molto carino. Siamo appena spawnati, non avevo neanche toccato il mouse e diciamo il seed poi dopo ve lo metto comunque in descrizione per il mondo perché non so come sia, magari se ci troviamo in un bel mondo probabile che possiamo continuare proprio per l'appunto questa avventura insieme. Ho deciso di iniziare con la cassa proprio perché ho detto tanto è un mod pack, quindi credo che sia inutile cominciare diciamo con le basi, cominciare a far legna e cose varie, perché penso che se si gioca con un mod pack comunque i minimi indispensabili si sappiano fare. Ok, vediamo subito cosa abbiamo dentro la cassa. Allora, due asce, perfetto. Tavolette, legno, mele e un altro, è un piccone, voilà. Ok, sistemiamo già la roba come ci potrebbe servire. Compriamoci anche la cassa e le quattro torce. Allora, come modpack comunque non ha tantissimi items e blocchi, comunque sono quattro pagine rispetto alla Technic che ne ha veramente tante e la Techit anche comunque ne ha abbastanza. È molto leggero come pacco, diciamo. E contiene veramente molte cose entusiasmanti. Cosa bella anche che non ci sono tanti tipi di energie, ma c'è una sola energia elettrica. Vabbè, a parte la redstone. Allora, siamo sulle pianure. Sì, siamo sulle pianure. Alberi ce n'è, ok. E direi che potremmo costruire un piccolo rifugio qui. Quindi cominciamo andando a prendere la prima legna. E poi comunque man mano ci costruiremo il rifugio. Non so se costruirlo interrato, non ho idea, adesso vedremo, ci metteremo qualcosa. Allora, ok. Scusate i miei ingrippamenti mentre parlo, ma è da un bel po' che non faccio video e morivo proprio dalla voglia di farne uno e quindi adesso mi sento un po' emozionato, ecco. C'è già qualche scheletro qua in giro che rompe le balle. Chissà dove si deve andare. Non so se lo troviamo. Boh. Vabbè, morale della favola è che ci sono anche abbastanza animali. Questo è il legno che non piace a me proprio per niente. Ok, torniamo verso la spawn area così almeno vediamo un po' se magari vogliamo fare qualcosa. Oh, bene bene, cominciamo bene. La minieretta, ecco, non scendiamo adesso così a vuoto, puliamoci soltanto il carbone che sono le prime cose che ci servono. Ok, penso che vediamo un po' se ci sono ancora, poi basta perché sennò diventa una noia. Infatti puliamo soltanto qua e basta. Voilà, se ci serve ritorniamo qui. Ok, penso di aver visto il materiale. Ok, vediamo un po' se possiamo fare qualche rifugio interrato o se dobbiamo per forza sono in giro. Sento già mob da tutte le parti, promette bene. Wow, in alto a destra, se avete notato nella minimap, sto vedendo che c'è un. Cos'è? Un canale, qualcosa. Che è veramente enorme. Piano. Ah, convinto che fosse qua. Oh, eccolo qua. Wow, è un canyon. Perfetto, come immaginavo. Bene, bene, materiali. Minerali. Perfetto, c'è pieno. Ecco, vedo del rame. Ecco, tengo il gioco in inglese proprio per evitare di confondere delle, diciamo, visto che c'è il wiki che spiega parecchie cose, poi mi confondo, non riesco a trovare i vari oggetti e quindi così almeno mi trovo bene.
lo consiglio anche a voi. Quando giocate sui modpack tenete sempre la lingua originale, che penso che per la maggior parte sia l'inglese, così almeno vi trovate bene. Niente, io penso che possiamo fare la casetta verso qua, visto che c'è anche l'acqua qua, vedo. Sì, perfetto. Perfetto, sì. Ok, allora possiamo fare la casa qua. Cominciamo a fare qualcosina, allora. Sì, quel legno lì bianco penso che lo bruceremo soltanto. Allora, sì, io anziché schiacciare shift, metto lì a cliccare. E niente ragazzi, io ho i video, diciamo, come ripeto, per le persone che non hanno abitudine a vedere i miei video su YouTube, i video di solito li faccio intorno ai 15-20 minuti, proprio perché non, secondo me non sono belli i video tanto lunghi, perché poi magari stressano, ecco, poi può capitare il video un po' più lungo, però in genere è così. Allora, ok, facciamo questo piccolo rifugio, giusto per passare la notte, poi cominciamo ad andare giù in miniera. Ah, delle pecore bisogna ammazzare, non so se le avevamo già incontrate. Che serve il letto, non c'ho voglia di stare tutta la notte fuori come al solito mio, e mi dimentico di andare a fare i letti e poi dopo sto tutta la notte fuori. Ok, andiamo a trovare delle pecorelle che come al solito immagino non si trovino. Ui. Wow, bene, bene. Cos'è laggiù? Ok, mi sa che c'è della lava laggiù, sembra di aver visto della luce. Bene, bene. Ok, penso che come minieretta per cominciare useremo quella lì. Poi man mano andremo avanti. Pecore, manco la traccia. Dobbiamo andare verso di lì. Ecco. Con me c'è anche la mia ragazza che mi sta suggerendo di farmi vedere sulla mappa che con la Ray Minimap, per chi non la conoscesse, si può mettere un punto, diciamo, cardinale, un punto, sì, un punto cardinale, cosa dico, Madonna. Un punto, diciamo, sulla mappa per non perdere il rifugio o comunque punti speciali. Per metterlo si mette attraverso il tasto C, ecco. Si può mettere il nome del waypoint, che in questo caso lo chiameremo rifugio. Si può scegliere un colore che per il momento lasceremo, ma sì, lasciamo questo coloretto così. Ok, come vedrete è apparso sia sulla mappa e sia sul mondo, quindi man mano che ci allontaneremo si vede la distanza, cioè si vede la lontananza, e niente, molto comodo per non perdersi, anche vedete, passa attraverso gli oggetti la scritta, quindi molto comodo. Vediamo un po' qua queste pecore se le troviamo, perché ho paura che veramente diventa notte e poi dopo non riusciamo ad andare avanti, dobbiamo aspettare il video. Una palla, ecco. Faccio un cambio di bioma, vedete che cambia il colore. Pecorelle. Tanto non si trovano, sicuro. Vado ancora un po' più in là, poi dopo basta, perché sono già stufato. Palude, bene, bene. Facciamo un giro verso di qua. Ecco, già la fame comincia a farsi sentire. Tra poco facciamo fuori qualche maiale. Bene, a livello di carne vedo che siamo messi veramente bene, eh. Per cominciare va veramente bene. Ecco, vedete che c'è la scritta rifugio. E adesso a lana siamo messi veramente male. Porco Giuda. Oh, bene, 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 bene. Non abbiamo la spada. Ammazziamo a mano. Voilà. Vieni qua. Mi dispiace, è la vita, è la vita, è la vita. Diventerai un letto. Questa è l'unica cosa che penso che ti faccia star meglio. Beh. Ok. Voilà. Abbiamo preso cubetti, possiamo tornare al rifugio. Tiriamo giù un albero tanto per cambiare. Eccolo qua, questo qua piccolino che mi sta antipatico. Da solo, lo fai da solo, non sai che da solo non si sta. Ecco,
Potete chiamarmi non più Mr. Tyke, ma l'uomo che sussurrava gli alberi. Bene, allora. Mamma mia, sto suono dell'erba. Ok. Infatti stava diventando notte. Ok. Ho fatto il rifugio piccolo, devo fare subito la porta. Allora, cacciamo giù sta cassa. Voilà. Allora, usiamo questo legno qua. Che mi sa che è un po' malaticcio perché è bianco, eh? Non lo so. Boh. Allora. Torce, eh? Torce. Se non voglio di avere i mob in giro. Ok. Facciamo subito la porta. Ovviamente le prime puntate sarà per di più con l'utilizzo, diciamo, di cose base di Minecraft, ecco. Poi mano a mano comunque che scopriremo, okay, cose base significa porte, casse e via dicendo. Poi mano a mano che si va avanti comunque si troveranno sempre più materiali nuovi, come avete visto il rame e vabbè, poi non so, altri ancora materiali, perché comunque questo modpack anche per me è abbastanza nuovo. Volevo imbattermi in questa avventura con voi, proprio perché, come ripeto, non ci sono molti italiani che hanno fatto video a riguardo e volevo farvi, diciamo, da apripista. Ok. Scendiamo giù un po' in miniera per iniziare un po', facciamoci una spada di legno. Giusto per consumare un po' di sta rumenta qua. Sì, spade così si fanno a casa mia. Ok, già mi piglia per il culo. Mi piglia in giro la mia ragazza. Non devo dire parolacce, che poi le dico troppe, non va bene, eh. Ok. Andiamo a farci un giretto. Bene, sì. Sì, vabbè, devo prendere la cassa. Bene. Vediamo. Questa roba qua ce la teniamo noi. La possiamo posare e l'alberello non penso che vada in giro con gli alberi miniera. Ok, possiamo scendere giù di qui? Sì, giù di qui dove? Ma annego di qui, dov'è il fossetto? Oh, eccolo. Ok, poi penso che si collegherà un po' al canyon, no? Tanto il canyon è lì. Sì, penso che si collega lì. Boh. Speriamo bene. Ok. Ci servirà, sì, cos'è quella roba lì? Quell'affare lì in mezzo, cos'è? Se si può rompere quel piccone di legno? Figurati. Dai, devo fare un po' di pietra perché mi sembra un piccone di pietra qua, eh. Uno, due e tre, voilà. Ah, ecco ragazzi, ecco. Una cosa, meno male che mi è venuta subito in mente. Facciamo subito i tre items, il piccone, la pala e l'ascia. Vi faccio vedere subito praticamente uno strumento veramente bello che si chiama il Paxe, qualcosa del Paxel, qualcosa del genere. Vediamo un po' se riesco a farvelo vedere nel NEI qua, nel Not Now Items. Eccolo qui. Sì, Paxel si chiama. Praticamente è l'unione di un'ascia, un piccone e una pala. E ha la funzione di tutte e tre, diciamo, onde evitare di occupare tre spazi, ne occupa uno solo ed è veramente, ma veramente comodo, ragazzi, eh. Quindi abbiamo già tre di roccia, quindi ce ne vogliono. Dobbiamo fare? Ok, voilà, posto, andiamo su. La regia mi suggerisce che posso già tornare a casa. Ok. Sono con un cronometro, diciamo, per cronometrare il tempo, perché sennò io poi mi dilungo per ore a registrare senza accorgermene. Ok. Quindi tra un po' si sentirà una sirena che come al solito mi farà saltare sulla sedia. Ok. Una pala. Scuolazza. Ok. Il piccone. E l'ascia ce l'abbiamo già. Chissà se si può usare l'ascia usata. Vediamo un po'. Cavolo! Il bianco quando serve non c'è, vedi? Un po' si può fare un mix di legni qua. Facciamo un mix letale, ragazzi. Wow, si può anche mixare legno, bene. Allora, vediamo un po' se si può fare così. No, non so se devo seguire l'ordine o seguire l'ordine. Forse per allora, piccone al centro, la palla di qua e l'ascia di qua. No,
Vabbè, è usata, ora quindi ci vuole l'ascia nuova. Ci avevo provato. Allora, l'ascia, il piccone, la pala e mi manca un bastoncino. Eccolo lì, il Paxel di pietra. Belin, che nome stupido. Ok, tanto ci portiamo anche questo qua di pietra, di legno, che non fa mai male, prima o poi lo butteremo via. Ok, dove era qua? Ok, possiamo cominciare a ripulire qualcosa. Allora, questo qua, ecco, rame si può fare, questo anche, vediamo un po' che materiale è. Silver ore, perfetto, è argento, questo è rame, perfetto. Ok, facciamo una piccola scaletta per evitare di farci sopraffare dei mob. Vediamo, c'è ancora tutto sto rame. Bene, tutto sto rame, uno, vedi. Ok, andiamo giù. Un buco senza uscita. Sì, c'è un buco senza uscita, vedrai. Allora, qua c'è dell'altro rame. Oh, tin, stavolta c'è rame ancora. Bene, 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 bene. Man mano che scendiamo puliamo, ma che sennò qua. Comodo l'assaggeggio, perché veramente evita di portarsi dietro 10.000 strumenti, avere l'inventario pieno. L'unica cosa è che uno se le deve craftare un po' dietro, perché se le deve craftare un po', perché sennò è un casino. Vabbè, alla fine è come portarsi dietro un piccone. Allora, bene, prendiamoci il tin. Oh, ecco, suona l'allarme. Reset, perfetto. Facciamo ancora un pochettino di video, visto che è la prima puntata, e vediamo com'è andata. Magari sto anche registrando per poi buttare via tutto. Voilà! Ok, puliamo qua un po' di sta roba qui e poi risaliamo su. Che strano sto silver, sbiadito, è fatto apposta per non fartelo vedere. Infatti sembrava che già non ce ne fosse più. Ce n'è, eccolo lì in alto. Lì ce n'è ancora. Andarci con la tubolino, non lo so. Ok, passa. Ehi, eccolo lì in alto. Volevi scappare te, eh? Ok, bene, puliamo anche questo. Ehi, vuole scappare. Ah no, quella è tina. Bene, stiamo facendo già un po' di materiali per essere i primi passi. Va bene, va bene. Perfetto, abbiamo ripulito. Nel frattempo, ecco, nel frattempo mi sono fregato perché non c'ho più. Ok. Dov'è? Eccola qua. Ci facciamo un po' di scale. Le odio quando mi impacco in questa maniera così. Tappate sempre i buchi, ragazzi, perché sennò a me, come capita parecchie volte, poi alla fine quando sei in emergenza non riesci più a risalire. Ecco, ad esempio qua, adesso una qua. Vabbè, poi lo facciamo nella prossima puntata per bene, perché sennò qui la regia mi spara. Ecco, già ce l'ho finito in un buco. Perfetto, allora ragazzi, mi dispiace per la noia della prima puntata, vabbè, sono le prime cose che vanno fatte, intanto poso un po' di roba, però giusto per provare, diciamo, come prima puntata non è andata male, mano a mano ci sbloccheremo sempre di più e speriamo comunque di portare questa avventura avanti e divertirci parecchio. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, e se magari volete iscrivervi al canale sarà un gran piacere, come ripeto, andare avanti e fare questa avventura. E se il video non vi è piaciuto, ahimè, ci ho provato a farvi divertire. Bene, da Mr. Tyke è tutto e ciao!